Ciao, mi chiamo Gaia Segattini e sono una fashion designer. Nel mio lavoro mi occupo di styling, merchandising e ricerca di nuove tendenze. Molte delle mie creazioni ed articoli sono apparse su riviste come Io Donna e Vanity Fair. Inoltre sono fondatrice e direttrice artistica del brand di maglieria sostenibile Gaia Segattini Knotwear. Amo riparare i miei capi d'abbigliamento, così da tenerli in buone condizioni a lungo e avere vestiti con bellissime storie da raccontare. Penso che riparare sia meglio che consumare, così infatti minimizziamo il nostro impatto ambientale. Mi lascio ispirare dalla moda di strada, dalla musica anni 80 e dalle tecniche artigianali per creare capi di abbigliamento moderni, di qualità e sostenibili. Vedo la moda come un mezzo per unire le persone e non per dividerle per età e per aspetto fisico. E infatti credo proprio che sia questo il mio talento, saper creare community fatte da persone con lo stesso gusto estetico, dalla stessa attenzione per l'ambiente e la stessa allegria. In questo corso di domestica ti insegnerò come dare una seconda vita a capi di abbigliamento che non usavi più, attraverso tecniche base di maglieria e di decorazione. Per il progetto finale trasformerai un vecchio e dimenticato maglione in un capo moderno e originale. Per iniziare condividerò con te il mio concetto di refashion e di sostenibilità legata alla moda e come applicarlo al tuo guardaroba. Poi capiremo insieme come applicare il tuo stile personale al progetto di refashion, scegliendo il capo giusto e creando un bozzetto da seguire passo per passo. In seguito passeremo al progetto vero e proprio, lavorando alla trasformazione del maglione. Modificheremo maniche, fondo e collo e creeremo nuove bordature e orli. Quando il maglione sarà trasformato, ci dedicheremo al ricamo e alle decorazioni, dalla lana infeltrita ai pattern con un ricamo semplice. Infine, per chiudere il cerchio della sostenibilità, impareremo insieme a trasformare ritagli e avanzi di maglieria in oggetti utili e sorprendenti. Per seguire questo corso basta solo un po' di pazienza e molta fantasia. Se hai una macchina da cucire, ben venga, ma se non dovessi averla, non c'è problema. Basteranno pochi strumenti che si possono comprare comodamente in merceria o trovare in casa. Questo corso è per tutte le persone che vedono la moda come un mezzo di espressione per la propria personalità. Mi piace pensare che i miei vestiti regalino allegria. Bene, è arrivato il momento di condividere questa allegria con il mondo intero.